Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, mamma mia, ultimo giorno dell'anno, giorno molto importante per quello che riguarda il nostro Fortnite. Nel video di oggi, ragazzi, non mancherò ovviamente di parlare di quello che tutti dovremo aspettarci questa sera, ragazzi. Il grandissimo evento che vedrà tutti i presenti nella lobby partecipare ad una grande danza che celebrerà l'arrivo del 2019. Parleremo anche, ragazzi, e vedremo soprattutto uno spezzone incredibile di un replay che vi mostrerà qualcosa di nascosto molto più profondamente sotto il grande cubo di ghiaccio del castello. E ovviamente, ragazzi, parleremo anche di alcuni regali che sembrerebbe verranno dati proprio questa sera in occasione dell'evento. Quindi mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione in su se vi piace il mio video, i miei video. Iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notizia. Ma ragazzi, l'ultima domanda dell'anno, ve la faccio sempre, non posso non farvela, ragazzi. È una domanda semplicissima. Parteciperete all'evento questa sera? O meglio, cosa farete questa sera per Capodanno? Io sarò con la Pami, ovviamente. Se riesco, magari adesso non mi sente, apro Fortnite e guardo l'evento. Però comunque non lo so, fatemi sapere, raga, invece voi quello che farete qua sotto nei commenti. Dai che li leggo, eh. Dai che li leggo. Allora, siete pronti? Quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito a parlare di una figata incredibile, il nostro signor cubo, ragazzi. Questa immagine ce la ricordiamo tutti, mi rimarrà qua impressa nella testa per tutta la mia carriera di Fortnite, perché il cubo, ragazzi, lo abbiamo vissuto in una maniera incredibile. E quando pensavamo di essercene liberati con l'evento, ahimè, ahimè, sembra invece che stia tornando. Non a caso, ragazzi, state vedendo alle mie spalle la lobby. Questa è un'immagine casuale presa dalla mia lobby, come vedete, ragazzi. Voglio farvi vedere una cosa, ragazzi. Guardate un pochettino la freccia, che cosa vi sta indicando. La vedete, ragazzi? Questa, innanzitutto, l'avete capito, no? È rapide ghiacciate presa da una prospettiva. Si vedono gli hangar di rapide ghiacciate, anche se sono un po' spostati là dietro, raga. Non è una montagna quella lì, ragazzi. Ve la faccio vedere un po' più zoomata. È troppo dritta quella riga per essere una montagna. E da quell'immagine, ovviamente presa dalla lobby del primo Leakers che l'ha pubblicata, è cominciata la caccia al cubo, ragazzi. Sembrerebbe che ci siano forti probabilità che il cubazzo, il signor Kevin, possa tornare. Ed effettivamente, ragazzi, anch'io sono rimasto abbastanza stranito nel vederla, perché dai, non è una montagna, e anche se fosse, non sarebbe possibile, perché la prospettiva da quella fotografia ha dietro il mare. Quindi voi direte: ma Xuder, mi fai vedere una riga, che cosa? Guardate un po', ragazzi, voglio vedere insieme a voi questo filmato, ragazzi. È preso direttamente da un replay. Guardate, ragazzi, che roba. Lui stoppa il replay. Adesso lo stopperemo anche noi mentre lo guardiamo. Con il drone libero va sotto, come vedete, alla parte del castello. E guardate mentre sta zoomando sotto che cosa succede. Porca di quella porca di quella porca! Guarda lì, guarda lì. È apparsa una roba strana, ragazzi. È apparsa una roba. È una runa. Porca gnofa, è una runa questa, raga. Non ce lo siamo tolto. Non ce lo siamo tolto. Allora, questa, ragazzi, a porca di quella porca. Io mi si stringe la gola quando rivedo le rune. Non ce la faccio più. Sembrerebbe veramente una runa come quelle che già
avevamo visto nel cubo. Io ragazzi vi invito, se avete modo di provare anche voi ad andare come ha fatto il signore P-Power sotto la mappa, intanto ci fa vedere anche che lui nello stesso replay ha scoperto anche quella che vedremo ragazzi tra pochissimo, che è la palla appunto della discoteca. Fra qualche ora sarà il nuovo evento, il nuovo evento di Capodanno. Ma la cosa veramente più è pazzesca, e ma basta, la cosa veramente più, non so dov'è, la cosa veramente più pazzesca ragazzi è la runa sotto al coso di ghiaccio. Noi ragazzi adesso io non saprei dirvi se e come apparirà di nuovo il cubo, se c'entrerà o se è semplicemente un errore. Vi invito ad andare a guardarla, non si sa mai che troviate anche voi qualcosa e magari me lo facciate sapere sempre qui sotto nei commenti. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo ancora di un argomento importantissimo, che è questo ragazzi. Come vedete è un'arma che è stata recuperata dai leakers nei file di gioco, e voi ragazzi potrete dire: Xuder, mi sembra porco Giuda lo Scar silenziato. No, guardate, questo ragazzi sembra essere un FDA silenziato. Non sappiamo nulla a riguardo, questo è un leak freschissimo, un po' come il pesce fresco, quello che viene su da Milano. Allora, questa ragazzi è un mitragliatore, ovviamente un FDA silenziato, che potrebbe essere inserito non si sa quando. Sappiamo tutti ragazzi che arriverà la nuova mitraglia, l'Uzi, l'abbiamo visto nei file di gioco, abbiamo visto anche già l'immagine ufficiale in qualche mio video precedente, ma voi tenete sotto controllo anche l'Uzi, l'FDA silenziato, non sappiamo ovviamente quando arriverà, ma è tanta roba. Volevo andare avanti ragazzi parlando anche di una risposta incredibile, e qua si parla ragazzi di Twitch Prime 3, quindi il nuovo pacchetto Twitch Prime. Questa è un'email inviata direttamente dal supporto tecnico di Epic Games a un utente che dice: Hello again, quindi si stavano già parlando, salve di nuovo. Il Twitch Prime 3 noi speriamo arrivi nei primi del, sia pronto nei primi del 2019. Sfortunatamente non possiamo rivelare nessun'altra informazione per ora, quindi ragazzi non si sa quale sia né quale siano le skin Piccone e il Deltaplano che ne facciano parte, ma abbiamo una mail ufficiale che ci dice che probabilmente i primi mesi del 2019 potrebbero essere quelli buoni per avere finalmente un nuovo Twitch Prime Pack, che sinceramente non vedo anche io personalmente l'ora di vedere. Avete visto in tantissimi il mio video su come ottenerlo gratuitamente senza obbligatoriamente sganciare il granello per il Prime, quindi ragazzi se ci sarà un modo anche per questo sarò lieto di farvelo vedere. E andiamo ragazzi via verso la chiusura parlando del grandissimo evento del 2019, il Fortnite X 2019 Ninja. Come sapete ragazzi il nostro Tyler BVZanzanz, che non mi ricordo il cognome com'è, sarà per 12 ore in streaming direttamente dal Madison Square Garden di Los Angeles, se non sbaglio ragazzi. Ci viene detto che non sarà uno streaming unico suo di 12 ore, o meglio parteciperanno un sacco di special guest. Ovviamente sarà visibile completamente lo streaming dal suo canale Twitch, farà probabilmente delle partite ostate in privato con gli utenti, quindi potreste provarci magari ad entrare in un suo server, regalerà degli oggetti, insomma ci si aspetta davvero tantissimo. Ma rimanendo coi piedi per terra, questi sono ragazzi dei codici che sono stati recuperati per quello che riguarda l'evento appunto di questa sera. You have successfully celebrates the new year, quindi se parteciperete ragazzi al nuovo evento di quest'anno, questa non sappiamo che cosa sia, non ne ho idea, ma potrebbe essere un regalo che verrà dato appunto a tutti i partecipanti dell'evento. Beh ragazzi, questo era l'ultimo video per quest'anno, è stato meraviglioso davvero passarlo.
ovviamente non dimenticatevi un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo l'anno nuovo, ciao!